Salve a tutti ragazzi, rieccoci qua sul canale, rieccoci con Bloodborne. Tristemente. Ora c'è da capire chi cazzo è che ha le mie fottute armi. Cazzo è tutte le volte questa roba? Aspetti, sono vecchio, vada a fare in culo di casa. Ok, allora, aspettate, panico. Cominciano ad essere troppe le anime, più che altro è quello che mi rode il culo. Questi gigante di un paziente della cattedrale con una cavità adatta a una testa, anche se bisognerebbe essere folli per indossarla, ma se lo farai ascolta attentamente il suono appiccicoso drip, drop, come l'acqua goccia in profondità, lentamente e costantemente. Aspettate che controllo un attimo se sta registrando, perché ho sempre paura che da un momento all'altro la registrazione salti, secondo me c'è dato un problema. Aspetta. Che cazzo fa? Allora, l'unica strada parrebbe quella di salire su. Cazzo, non così! Ma Cristo santo! E devo rifarmi tutto perché non ho una scorciatoia. A dopo, ragazzi. Dici qua, ragazzi, allora mi sono perso una porta, quindi mi sono accorto. Mi apriamo subito. Attenzione, c'è un po' c'è un ascensore, vai, grande. Forse se non è quella stanza, ci sono tre tizi. Perfetto. Ok, quindi è un bello shortcut anche questo, lì davanti ce l'ha. Ho trovato un altro shortcut normale.
cosa stavo facendo? Ah sì, no, niente, stavo valutando la possibilità di andare. Basta, cazzo. Perché mi piacerebbe, ripeto, senza buttarmi giù, cazzo, andare. Andare lì, su quel piano lì. Però non mi sembra al momento molto praticabile come cosa, quindi. Ma c'è una ruota che bisogna girare per spostare questo. Andiamo aperto, andiamo su, andiamo da altre strade. Cazzo, sto lock di merda! E vacca lurida! Per vedere se c'è qualcosa da prendere. Mi sembra una grande cosa qua, eh. Allora ci sono delle scale. Sono i cazzo di topi. Aspettate, ok, così con la fondo riuscire. Aspetta! Aspettate, non piccato sapere se c'è un piccione. Là c'è una porta, lì c'è uno sbatte la testa. Devo prendere dei piccioni. Merda! Ok. Mamma mia, quant'è che c'è un piccione. Ascolta attentamente. E lo sentirai anche tu, il rumore dell'acqua. Trippa. Ascolti. Non è la porta chiusa. Cioè, è la porta chiusa. Lì. Cioè, senza ammazzarci. Allora, quello della porta, quindi devo girare la manovella sostanzialmente. Ah, poi c'è le scale lì, è vero. Aspetta. No, aspetta un attimo, ci sono le scale lì. Per raggiungere dobbiamo fare così e gettarci di sotto. Qua. No, ma sì. Sono le scale che abbiamo fatto e saliamo, sono quelle dietro lì, ancora lì. Ok, cazzo è quel robo lì? Ah, sarà ancora uno di quei sacchi di quelle teste che abbiamo visto? Un attimo morire e perdere tutte queste anime, io ve lo dico. Ma che me lo dico a fare? Splish, splash, splish, splash. Hai sentito come si agita il mare? Come una tempesta. Come la pioggia, ma più calma. Come l'acqua che gocciola risuona dentro me. Si fa largo attraverso le mie interiora
ma con delicatezza, come goccioline. Tutti ragazzi, allora non ho salutato perché come vedete questo video prosegue, cioè questo che sto dicendo adesso prosegue il filmato dei primi. In realtà manca una grossa fetta di quello che ho fatto tra l'ultimo, tra il video che avete visto fino a poco fa e questa parte che vedrete adesso. Purtroppo doveva succedere, sapevo, eravamo lì perché succedesse ed è successo adesso. Ho avuto un problema con la registrazione, nonostante avessi il segnale di registrazione, il video non è stato registrato. Quindi voi siete rimasti con io che parlavo a quella specie di coso bruttissimo, quella specie di sacco. Ho spostato la manovella, funziona come... vedete, si è alzata di un piano. Si è alzato in un piano tutta quella struttura di scale e non ho fatto altro che andare in giro a recuperare le varie risorse che ho trovato. Non c'era nulla di interessante se non che casualmente sono arrivato al cospetto del boss e sono morto, ma che non ho cliccato di più il telefono. Adesso lo riaffronteremo, però è un peccato chiaramente quello che è successo, ovviamente, anche perché purtroppo trascende quella che è la mia volontà, ovviamente, ma sapevo che prima o poi sarebbe successo, perché l'abbiamo già rischiato un po' di volte, secondo me. Quando vi dicevo, guardo un attimo se mi sta registrando e tutto, era per questo. Probabilmente l'unica volta che non l'ho fatto mi ha giurato. E vabbè, pazienza, dai, non è successo nulla, anche perché non è che sono sempre stato qua, tutta una questione di scorciatoie, eccetera. Quindi non è un grosso problema, adesso cazzo un asino. Per andare al boss si va di qua, si salgono queste scale e queste. E il boss è in quest'area. Io sono arrivato ad accumulare 100.000 anime. Poi le ho usate per fare un paio di livelli e li ho messi sicuramente a forza e abilità. Mettiamo sto boss. Dai. No, cazzo. Chiamo. Aia, fanno male se ti becchi. Dai. Che sono lontano. No, quella roba lì. Orribile. Basta questa. No, merda, aspetta. Cazzo di asteroidi! Mi ha fatto malissimo! Oh mio, ricca! Aspetta, togli, c'è l'altra palla! Guardati! Vai, grazie! Mamma mia! Aia, cazzo! Oh, vacca lurida! Puttana!
fallimenti viventi. Vabbè, riproviamoci. Forse è meglio andare con la spada leggera, secondo me, perché facciamo più danno e sprechiamo meno stamina. Cioè, facciamo più danno? No, però facciamo... siamo più veloci. Come vedete, se stavo attento riuscivo, perché la prima volta che sono arrivato qua avevo... cazzo! Avevo 8 fiaschette, quindi è stato duro. Mi è capitato tutto. Ah, come avete visto, qua sono spawnati questi qua, rispetto all'ultima volta. Una volta che ho tirato su un robo. E praticamente questa scala ha falsato un po' quelle che erano... cioè, era una scala sfalsata. Se potete andare in certi punti combinati, girandola, avrei raggiunto i punti che non potevo raggiungere prima. A parte un solo tratto, sono punto che ho dovuto buttarmi di su per raggiungere. Cazzo! Le bottiglie. Cadi. Spero tu sia morto, se non sono molto paziente. Non frega molto. Dovrebbe andare qua. Allora, proviamo così. Sono solo le anime, ma ci capiteremo su. Vedete, non si stupiscono, perché se iniziano l'attacco è difficile fermarli. Tra le mie armi. Aia. Aspetta, c'è quello che sta facendo. Cazzo, c'è questo che sta facendo. Ah. Scappa, che ci fa male. Aia! Sono passato un po', scappato un po' di merda! Merda, 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 merda! Dell'orologio astrale, attenzione, grandissimo, c'è pure un armamento di giro sul gigante, grandissimi, ce l'abbiamo fatta, ecco, così che si combatte, cazzo, aspettate che controllo la registrazione, va, che dopo l'ultimo fallimento veramente mi girano un po' i coglioni. Quindi questo che dovrebbe essere un video nuovo, in realtà fa parte del video vecchio, perché chiaramente purtroppo è successo quello che è successo. Ah, noi tra l'altro avevamo... io, tra l'altro, ragazzi, ho trovato una chiave importante.
che voi non avete visto purtroppo. Questa, la chiave della cella sotterranea. Quindi andiamo a vedere la cella sotterranea. Ricordate quel cacciatore rinchiuso nella cella sotterranea proprio all'inizio del livello? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere cosa ha da dirci ora che lo liberiamo. Purtroppo questo è un oggetto importante che mi sono dimenticato di dirvi e che ho trovato esplorando le... German va molto bello. Esplorando le... quei video che non avete potuto vedere. German va anche molto, molto bella. Andiamo a aggiustare le armi. E niente, torniamo indietro, però adesso andiamo al giardino di legno, al pila di corpi sottoterra. E proviamo ad andare a vedere cosa ha da dirci il tizio a questo punto. Spero veramente. Meno male che me lo sono ricordato, anche perché il video non c'è più, quindi. Adesso abbiamo trovato questa chiave che tra l'altro. Che tra l'altro non abbiamo ancora letto, se guardiamo l'oggetto, aspettate un attimo. Ho trovato questa chiave qua. Che cazzo di chiave? Questa. Chiave della torre dell'orologio astrale in cima alla grande cattedrale, la guardiana dei numerosi pazienti della torre, nota a loro solo come Lady Maria, ha stabilito la sua dimora dietro il gigantesco torre di protezione dell'esterno. Spada della sacra. Spada arcana scoperta molto tempo fa da Ludwig. Quando la luce blu della luna danza attorno alla spada che incanala il cosmo abissale, la lama genera un'ombra di luce, un sopra. La spada della luna sacra è sinonimo di Ludwig, la lama sacra, ma sono in pochi ad averla vista realmente. Qualunque sia la guida che è in grado di offrire, sembra essere qualcosa di molto riservato e delusivo. Mamma mia! Peccato non poterlo usare, ci mancano veramente tanti livelli, sì, non sono 6, ci mancano 8 e... A volta dalla notte, le belle sono solo voi siete. Può aprire tutta la porta di mano, può aprire tutte le celle. A volta dalla notte, ma con passo regolare, colorato col sangue ma sempre lucido, rode cacciatore della chiesa. Le belve sono una maledizione e la maledizione è una catena. Solo voi siete le vere lame della chiesa. Vieni qua. Dalla notte, le belve sono solo voi siete le belve. Ancora vivo. Ancora vivo. Ok, adesso. Allora, questa è aperta. Questa è aperta, ci posso andare a quella giù. Aperta. Ah no, ok. Ricorda, ci sono posti che non sono... No! Ricorda, ci sono posti, sono lì. Aspetta. Proviamo a uccidere quello là.
delusione, cazzo. Avvolto dalla notte, ma con... Cappello da caccia di Yamamura, a Orikaki, vecchi bracciali da cacciatore, a Kamabio. Vecchi bracciali da cacciatore. Cappello da caccia stand, indossato da Yamamura il nomade. Cappello e bastone gli furono consegnati quando diventò un cacciatore della Lega. Questo nome è strano. Dov'è? Lo scopo è per le ricove, divisa da agente, cacciatore, cinereo. Ma non c'era aperto. Se io che sono incoglionito non lo vedo. Cacciatore, cacciatore, perché magari. Ah, era questo forse. Sì. No. Perché magari aveva semplicemente una. Allora, poi aveva forse i guanti, vecchi bracciali del cacciatore. Sì, 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 non è niente di che. E i pantaloni però mi sembrava fossero una strano. A Kama Viola. Abito di una lontana terra orientale indossato da Yamamura. Questo guerriero orientale diede la caccia a una bestia per una nobile vendetta. Poi divenne un cacciatore della Lega, ma impazzì quando tornò dritto nell'impurità. Ok. Non capisco qua allora. Perché non possiamo aprire? Ricorda, ci sono solo. Cazzo, mi spiace, amico. La chiave non funziona. Non... Va bene, vediamo da quanto sto registrando, perché casomai ci salutiamo, visto che questo video è stato un bel fail. Ma sì, ragazzi, direi che ci possiamo salutare qua. E che ci vediamo con il prossimo video gameplay di Blood. Alla prossima.